Vincenzo De Luca firmerà il decreto per avallare la scelta del ministro dell'ambiente Galletti su Tommaso Pellegrino come presidente del parco del Cilento Vallo di Diano e Alburni? È questa la domanda alla quale si attende risposta nel giro di pochi giorni, forse ore. Dalla missiva del ministro, il governatore della Campania ha 10 giorni per fare la mossa successiva. E sarà quella di scegliere l'attuale sindaco di Sassano? Secondo i vari rumors, non è un sì così scontato. Anzi, se inizialmente si dava per scontata la scelta dopo un presunto accordo tra PD e UDC in favore di Pellegrino e con una carica di alto profilo istituzionale per il suo concorrente diretto per la poltrona di presidente, il teggianese già vicepresidente dell'ente Corrado Matera, adesso la situazione non appare così fluida. De Luca, a quanto pare, ha chiesto nuove garanzie tecniche su Pellegrino, un controllo più attento del curriculum per capire se è la persona adatta a ricoprire quel ruolo. E anche dal Cilento, a quanto pare, ci sono dei dubbi su Pellegrino. Sempre, secondo i rumors, soprattutto da parte del sindaco di Agropoli Alfieri, e non solo da lui. Allora, il dilemma è capire se si tratta di dubbi politici o tecnici. Nel Vallo di Diano, invece, il consenso verso Pellegrino è quasi totale e soprattutto bipartisan. Una speranza per il territorio di avere almeno una carica dalle stimmate valdianesi. Una speranza che guarda verso Vincenzo De Luca e verso la sua prossima decisione. Ed è in casi come questi che l'assenza di un consigliere regionale del nostro territorio sembra possa pesare ancora di più.